Mister Domizzi, esordio migliore non si poteva vivere. Beh, no, quello sicuramente era aspettarselo, sognarlo migliore di così era veramente impossibile, questo senz'altro. E c'è stata quell'emozione iniziale a livello personale? Ovvio, l'avevo detto l'altro giorno e lo ripeto, è normale che c'è stata, perché sono una persona normale, le cose le vivi in maniera giusta, quindi l'emozione era giusta, ci doveva essere. C'è stata forse più prima della partita, nell'approccio ai ragazzi in spogliatoio, poi una volta è partita la gara sinceramente si è sciolta. Cosa hai detto in particolare ai ragazzi? Insomma, hanno aggredito dal primo secondo, dal primo pallone? Ma no, poco, veramente poco, se non il fatto di aver prima di avergli detto di interpretare quello che hanno sempre proposto fino adesso con più coraggio, perché se lo fanno tante altre squadre dovevamo e potevamo farlo anche noi, deve avere un po' più coraggio, e a fine partita gli ha semplicemente detto quello che è poi la verità, che oggi hanno vinto una partita con un risultato bello e importante, essendo sinceramente una squadra che in questo momento è al 25-30%. Quindi probabilmente quel coraggio che ci hanno messo in più ha colmato un deficit di condizione che in questo momento abbiamo. Nel primo tempo in particolare sono visti belli scambi, insomma, tra Misurati in particolare, insomma, gli attaccanti, insomma, è girato tutto secondo un disegno, no? Sì, no, ma quello è senz'altro, poi ci vuole bravura, ci vuole coraggio, ci vuole fortuna, loro sono rimasti in 10, la partita poi sinceramente va detto che ci si è incanalata in maniera giusta, però almeno per quello che avevo chiesto e quello che intendevo io come coraggio l'ho visto, e di questo sono contento per loro, perché poi si sono resi conto che con quello sono andate anche oltre a un deficit di condizione che inevitabilmente abbiamo. Tre gol e tre gol degli attaccanti, è un segnale forte? Segnale forte, un segnale che speriamo tutti che diventi più o meno la normalità, no? Insomma, è quello che poi fa piacere ad ogni squadra, ad ogni tifoso, ad ogni presidente, ad ogni allenatore, quindi speriamo che diventi una cosa normale. Gli attaccanti avevi detto qualcosa di particolare? O... No, ma veramente di particolare non ho detto poco a nessuno, se non il fatto di interpretare lo stesso tipo di calcio che hanno sempre fatto, avendo un po' più di coraggio nell'interpretarlo, e che alla fine di rendersi conto che sono andati oltre le loro possibilità fisiche perché hanno avuto più coraggio, evidentemente. Questi tre punti cosa rappresentano? Rappresentano un mattoncino messo in una condizione dove non possiamo e non dobbiamo far finta che non sia difficile, perché è difficile, mancano ancora 7 partite, i punti, il margine è abbastanza ridotto, le squadre sotto sono tutte forti ed attrezzate, però trovare velocemente il giusto equilibrio tra sapere e pensare che è difficile, ma allo stesso tempo essere consapevoli che dobbiamo scalare una piccola montagna, insomma, non l'Everest. Continuando a Cremona, insomma, che è una delle squadre in zona. Sì, adesso hai il risvolto della medaglia, no? Giocare contro concorrenti dirette, vedi Cremona, vedi Reggiana, vedi Cosenza all'ultimo, può metterti giustamente un po' di apprensione, un po' di ansia, però poi può essere anche un grande vantaggio, no? Perché riuscire a togliere punti a delle dirette concorrenti o addirittura vincerle significherebbe veramente a poche partite dalla fine poi fare un salto doppio.